L'epatite si può sconfiggere e solo in un anno sono stati circa 30.000 i pazienti curati. Grazie all'aiuto del Ministero della Sanità, dell'AIFA, l'Agenzia Mondiale del Farmaco e delle Regioni, con farmaci innovativi che sono già sul mercato ma che purtroppo hanno costi altissimi. L'ACE, l'Alleanza contro l'epatite, costituita da medici e pazienti, chiede adesso al governo e all'AIFA un ultimo sforzo, di estendere queste cure agli altri circa 160.000 malati che ne hanno necessità. Servono un po' più di fondi su questo fondo innovativi e serve sostituire questi attuali criteri di accesso con delle linee guida, anche perché poi più di tanto non riusciamo a curare, 40.000 pazienti all'anno è il massimo probabilmente che riusciamo a curare, quindi da un punto di vista di budget impact non cambia moltissimo, semplicemente però il medico ha la possibilità di fare una programmazione seria con il proprio paziente. Sull'efficacia di questi farmaci non ci sono dubbi. Circa la spesa, la richiesta dell'ACE è di un ulteriore finanziamento delle cure attraverso la legge di stabilità che sarà a breve approvata. Ma non basta, è fondamentale da parte del governo una trattativa con le aziende farmaceutiche. Calcolate che noi ci troviamo di fronte a una malattia che può essere devastante, portare a cirrosi, a tumore, a trapianto di fegato, e abbiamo i farmaci che la possono bloccare ed eliminare. Non so quanti medici nella loro vita possono vedere una malattia cronica devastante scomparire. Credo che questo potrebbe essere il grande obiettivo della nostra generazione.